Eccoci dunque al Corner Bar, sempre dal ristorante Pizzeria Gentile, sempre da Grumonevano, sempre con il sindaco Fiorella Bilancio. 50 domande, 300 secondi per rispondere, partiamo subito. Peggior peccato capitale? L'accidia. Brad Pitt o George Clooney? Brad Pitt. Un collega sindaco ti ha mai fatto avanzi? No. Il collega sindaco, qui con la massima sincerità, che proprio non digerisci? Ma no, non ce ne sono. Più brava come moglie, come mamma o come sindaco? Oddio, mi auguro come moglie e come mamma. Indumento maschile preferito? Boxer. Nella vita più sedotta o seduttrice? Ma sedotta. Mai fumato una canna? No. Mai tirato cocaina? No. Cosa pensi quando ti guardi allo specchio? Ma vorrei essere migliore. Perdono o vendetta? Perdono. Odio o indifferenza? Indifferenza. Il tuo sogno ricorrente? Il mio sogno ricorrente è di stare con i miei figli in giro per il mondo. Il tuo incubo ricorrente? Di non stare con i miei figli. Il tuo pensiero più frequente? È a mio marito. Gonna o pantaloni? Pantaloni. Il tuo numero fortunato? 3. Sei su Facebook? Sì. Perché? È perché è un canale di comunicazione con il resto del mondo. 3 aggettivi per definirti. Disponibile, determinata e un po' cattiva forse. 3 aggettivi per definire invece il tuo uomo ideale. Gentile, disponibile e bello. Non cattivo quindi. È vero che il primo amore non si scorda mai? No, si scorda. Il politico con cui andresti in vacanza? Il presidente. Recita il verso di una poesia. Non me lo chiedere in questo momento. La frase di un film? Domani, ci penserò domani. Un proverbio o una massima a cui ti ispiri? Io ne ho 2, l'unione fa la forza e poi chi la dura la vince. Confessa un tuo peccato. Un mio peccato? Ma no. Gelosa e possessiva o distaccata? Gelosa e possessiva. Ultimo libro letto? Ultimo libro letto, quello di Vespa, Bruno Vespa, Donne di cuore. Ultimo film visto? Risale. Anche se il tempo ce n'è poco. risale. Il comandamento più importante? Rispetta il Dio tuo, come te stesso. Il tuo scheletro nell'armadio? Il mio scheletro nell'armadio non ci sono. Hai mai tradito? No. Sei mai stata tradita? Sì. Il tuo maggior pregio? Forse la disponibilità. Il tuo peggior difetto? Alcuni trovano la determinazione. La più grande bugia detta ai genitori per uscire col ragazzo? Che andavo da un'amica e gliel'ho fatto credere. A che età è il primo bacio? 15. La vita è più commedia o più romanzo? Dovrebbe essere più commedia, presa con più leggerezza. L'amica del cuore? Mia cugina. Ma è vero che ai politici piacciono così tanto i trans? Mi auguro di no. Ti sei davvero vergognata quella volta che? Quella volta che ho fatto una brutta cosa e sono stata pescata con le mani nella marmellata dai miei. Cattolica o atea? Cattolica. Credi nel destino? Sì. Cosa fai domani se non sei più una donna di potere? Ma torno alla mia vita, insomma, nella quale sono comunque una donna di potere. Sei mai stata depressa? No. La donna è più furba dell'uomo? Sì. Montagne russe, paurose o eccitanti? Per me eccitantissime, adoro le giostre. Sei da sola in un bosco, avverti una sensazione di paura o di libertà? Libertà. Da 1 a 10, quanto sei stata sincera nel botta e risposta? 9. 9, qualcosa dunque Fiorella Bilancio ce l'ha tenuto nascosto. Noi, come al solito, il limoncello come digestivo, tappa immancabile, almeno per quanto mi riguarda. Stavolta poi ho coinvolto anche Fiorella Bilancio. Prima di salutarci però, la canzone preferita, quella con la quale chiuderemo questa trasmissione? Mi piace molto Tiziano Ferro, in particolare Stop.
E allora noi ci salutiamo con Stop di Tiziano Ferro, augurando naturalmente a Fiorella Bilancio di non fermarsi, quindi nessuno stop, ma di proseguire nella sua attività di sindaco, di moglie, di mamma, di professionista. Il nostro auspicio è di poter tornare tra un po' di tempo qui a Grumonevano e di trovarla magari come tu la stai sognando e come la vorresti dipingere, per usare un termine naturalmente metaforico. Non mi resta che salutarvi, ricordarvi che A Cena con il Sindaco è in onda ogni mercoledì alle 20:25 su Napoli TV. Dimentica questo silenzio, non vale neanche una parola, né una sola, e quindi stop, dimentica, perché tutto il resto andrà da sé. Dimentica perché, dimentica per me, una storia grande come il mondo, una storia lunga tutto il giorno.